atmosfera da ultimo giorno di scuola, con la Turris che sarà impegnata nei playoff. Festa, grandissima festa di sport da esempio a tutta l'Italia calcistica, lo diciamo per l'ennesima volta, ci piace ribadirlo. È la cosa che ho visto io, è qualcosa di bellissimo, vedere sugli spalti i tifosi che si divertono, i tifosi che fanno una festa del genere, e soprattutto quando le società in mezzo al campo non creano nessun tipo di dissapore, anzi fanno una partita del genere. Purtroppo la Nocerina, voglio dire, che ha avuto tutti i suoi problemi iniziali, già gli devo fare una lode perché erano ben messi in campo, insomma si sono lanciati su tutte le palle. Oggi purtroppo la Turris è nella sua forma migliore e quindi riesce a far gol sempre, sono eventi fortunosi e meno fortunosi. Della sfortuna di aver preso il Bari nel girone ne abbiamo già parlato, altrimenti la Turris probabilmente il girone lo faceva suo. Playoff importantissimo anche in vista del ripescaggio, da quello che sappiamo non lascerà nulla di intentato. Sicuramente, farò tutto ciò che è in mio potere per poter portare questa Turris in Lega Pro. Se ci sarà la possibilità, la famiglia Colantonio non si tirerà indietro.